Siamo all'inizio della missione di Gesù. Da dove comincerà? Ormai Giovanni Battista è stato arrestato e lui ha capito benissimo che è il momento di cominciare ad annunciare il regno di Dio. Quindi, da dove parte? Da dove cominciamo? Beh, l'ideale sarebbe dal luogo più sacro che c'è, Gerusalemme, dove c'è il Santo dei Santi, dove ci sono tanti sacerdoti devoti che pregano e scrutano le scritture giorno e notte, persone che aspettano da anni, con fiducia, l'arrivo del Messia liberatore. Ecco, questo sarebbe l'ideale. Solo che il Vangelo di Marco ci dice che Gesù ha fatto tutt'altra scelta. Perché per partire alla grande con il suo annuncio, sceglie Cafarnao, una cittadina della Galilea chiamata delle Genti, perché sta sulla via del mare, una via commerciale dalla quale passavano un po' tutti. Praticamente questa città che Gesù sceglie è un porto di mare, perché è abitata da persone di ogni categoria, un po' pagani, un po' ebrei, un po' misto. In altre parole, Gesù non vuole affatto iniziare da un luogo sicuro come Gerusalemme, città pura e perfetta. No, lui vuole un luogo confusionario e impreciso, come la Galilea delle Genti. Perché come dice il profeta Isaia, che Marco cita, è quello il popolo che cammina nelle tenebre, se non porta la luce dove c'è buio. Ma Gesù che è venuto a fare? E allora comincia da là. E difatti, dove gli acchiappa i primi discepoli? Li chiama mentre stanno pregando nella sinagoga Buonbonini? Se è per te, li chiama dove stanno facendo il loro lavoro quotidiano, che neanche gli riesce bene. Sulla barca, mentre maneggiano le reti da pescatore. Questo per dire che non c'è luogo dove Dio non possa venire a trovarti. Anzi, la tenebra è il luogo privilegiato dove Dio passa. Lui lo preferisce di gran lunga a un luogo sacro, eh? Quindi, aspettati una visita lì dove pensi che Dio non potrà mai venirti a trovare.